Il sindacato pensionati CGIL Abruzzo Molise e l'associazione culturale Il Sentiero della Libertà, in collaborazione con l'Istituto Patini Liberatore, hanno presentato a Castel di Sangro la terza edizione del progetto dal titolo 1943-1944 lungo la linea Gustav, resistenza alla guerra per orizzonti di pace, rivolto a studenti e docenti per cimentarsi in una ricerca finalizzata alla conservazione della memoria degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, elaborando un prodotto che verrà presentato al pubblico il prossimo maggio 2023. È il lancio della terza edizione del progetto lungo la linea Gustav, un progetto del sindacato pensionati della CGIL Abruzzo e Molise e dell'associazione culturale Sentiero della Libertà. È la terza edizione ed è rivolto ad allievi delle scuole medie superiori per promuovere la ricerca storica, ma per promuovere anche la riflessione degli allievi e delle allieve sul concetto di democrazia, di libertà, di pace, di condivisione tra i popoli. Per avere la pace non bisogna fare la guerra, mai. Se una guerra c'è, a volte scoppia una guerra, bisogna sempre trovare il modo per cercare di ritornare alla pace. Nel 43-44 abbiamo dovuto lottare per avere la pace e per avere così, per avere la libertà, ecco, in quel caso c'era anche questo, e per avere la democrazia. Quindi bisognerebbe sempre pensare che c'è un momento in cui c'è bisogno di fermarsi, riflettere e mediare, cioè fermare le armi per riuscire ad avere la pace. È un tema attualissimo questo. È molto attuale ed è per quello che ci sta particolarmente a cuore, però ci tengo a dire che il progetto è nato molto prima di questo, ma proprio pensando a tutte le guerre che ci sono nel mondo e che ci sono sempre state, che forse ci saranno, ma che dobbiamo continuare a combattere. Combattiamo la guerra per avere la pace. La CGIL nello specifico cosa può dire? La CGIL, come il suo sindacato di categoria, quello dei pensionati che noi rappresentiamo qui, è sempre stata contro gli armamenti e per operazioni di pace, o perlomeno contro surplus di armamenti, ecco, perché è chiaro che le armi producono guerra, cioè questo lo sappiamo, o comunque producono violenza, come vediamo anche tra giovani, non, per fortuna non nel nostro paese, ma spesso e volentieri con le armi c'è violenza. La memoria come conoscenza del passato e radice del futuro è al centro del progetto, con l'intento di rafforzare la conoscenza di quanto accaduto dopo l'8 settembre del 43, resistenza armata e umanitaria, nascita della Repubblica, paragonandolo ai grandi temi sociali e politici di oggi. L'obiettivo è favorire la consapevolezza che la pace e la convivenza tra i popoli sono il bene più prezioso. Ricominciamo con lo studio del territorio e della linea Gustav, che è una linea che ha visto il nostro territorio, Castel di Sangro e l'Altopiani, molto, molto provati nel 43. Ripartiamo da quelle giornate per analizzare anche il presente. Il presente con una prospettiva di futuro, perché ovviamente linee e muri nel mondo, e in un particolare momento come questo con la guerra in Ucraina, va riproposto alle giovani generazioni, perché noi ci stiamo alzando la mattina con il pensiero di essere in un mondo in guerra. E quindi riprendiamo un po' le fila di questi discorsi, importanti per la memoria. Cosa vi ha spinto ad organizzare questo convegno? Il credere che, come dice il poeta Don, nessun uomo è un'isola, che ognuno di noi è parte di un tutto, e quello che accade in Afghanistan, che è accaduto, che accade in tante parti del mondo, ci riguarda molto da vicino. Noi presentiamo oggi il progetto, ma le scuole poi lavoreranno, e a maggio ci sarà la restituzione di questi lavori che le scuole prepareranno durante tutto l'anno scolastico, dietro anche la guida sapiente dei loro docenti di storia, di italiano, e quindi lavoreranno
concretamente su temi del passato ma anche del presente. Il Patini di Castel di Sangro dunque protagonista. È protagonista, però diciamo che è protagonista insieme a tutti quanti, a tutte le scuole che parteciperanno, e si lancia qui il progetto, ma tutti quanti avremo gli stessi compiti e dovremo appunto produrre video e lavori per far emergere dai nostri territori di appartenenza anche memorie sconosciute. L'obiettivo è ricordare per non dimenticare, ma anche capire dove i nostri piedi in questo momento si muovono. Questo progetto SPCDL, Associazione del Sentiero della Libertà, tiene a coniugare questo argomento, cercando di valorizzare come l'esperienza vissuta possa avere una consapevolezza ai giovani di oggi di come si deve combattere per avere la pace, per mantenere la pace. Mai come adesso abbiamo bisogno che i ragazzi siano consapevoli che momenti di guerra sono momenti terribili, di sofferenza e di paura, e che invece la pace ci rende più sereni, ci rende felici e per il bene di tutti in ogni caso. Questo è un tema purtroppo attualissimo. Purtroppo sì, ed è per questo ancora più in forza noi insistiamo su questi progetti, perché adesso come adesso noi ci svegliamo la mattina nella guerra alle porte di casa. Sì, è vero, non ci coinvolge, troviamo la nostra tazzina di caffè, come sempre, il nostro panino di merenda, e non ci rendiamo conto, ma proprio dietro la porta della nostra casa c'è qualcuno che sta soffrendo la fame, sta morendo per combattere per la pace, per la libertà del loro territorio, e comunque combatte anche per qualcuno che gli ordina di farlo. Quindi in entrambe diciamo così, le facce della medaglia c'è molta gente che sta soffrendo, e questa è una cosa di cui noi non possiamo ignorare l'evidenza. La resistenza è una scelta di libertà, è la scelta di come dire, opporsi a qualsiasi tipo di prevaricazione, una scelta di responsabilità che non si sa nel momento in cui si compie dove ci potrà portare, ma è assolutamente necessario per dare fondamento a un vivere civile che appunto rifiuti qualsiasi forma di come dire, negazione della stessa libertà. È la nostra storia, è la decisione che assunsero giovani ragazzi e ragazze molti anni fa e che fece da paradigma poi per la costruzione dell'Italia repubblicana e democratica. Tra l'altro giovani molto interessati che hanno compiuto un percorso, non sono qui per caso, è un modo anche di integrare diversi soggetti del territorio che quindi si occupano di quello che è un elemento fondamentale, insomma, alla quale dovremo stare attenti tutti i giorni e in maniera costante, che è la nostra memoria come fondamento della capacità di vivere in maniera piena il nostro presente democratico. Noi abbiamo pensato a questo progetto con le scuole innanzitutto perché come sindacato pensionati abbiamo nel nostro DNA, nella nostra identità, quella che è la memoria, ma la memoria non in un senso retorico, ma la memoria per capire quello che è accaduto e perché non accada mai più. I nostri genitori, i nostri nonni hanno combattuto su queste terre di Abruzzo lungo la linea Gustav. Ecco, questo è da un po' di tempo a questa parte si è persa anche la narrazione nelle famiglie di quello che è stato. Ecco, far rivivere queste cose ai ragazzi, farli stimolarli a trovare delle fonti, fare delle ricerche per capire quello che è successo e per capire quanto sia importante il valore della democrazia, della partecipazione alla vita di un paese. Questa è anche stata la molla, diciamo, e la ragione per cui noi teniamo tanto a questo progetto con le scuole. E i ragazzi saranno quindi stimolati a fare delle ricerche storiche nei loro luoghi, nei loro territori, che sono stati terreni violenti, di una guerra violenta, dove ognuno ha trovato la forza per ribellarsi a quello che era il sopruso, per ricercare la democrazia. E questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, cioè la consapevolezza che dove c'è democrazia c'è anche pace. Questo purtroppo è un tema attualissimo.
Sì, purtroppo è attualissimo. Noi l'abbiamo pensato in un momento in cui le guerre erano lontane da noi, adesso sono alle nostre porte e viviamo un momento di grande angoscia, di grande ansietà e di grande pericolo. Per questo dobbiamo far capire ai giovani l'importanza della pace, costruire la pace attraverso questo loro impegno. Ma sicuramente è un'iniziativa importante perché si torna a parlare nelle scuole dopo 2 anni e mezzo in cui la pandemia aveva impedito di riuscire a socializzare questi temi, di riuscire a discutere con i ragazzi, di stare insieme ai ragazzi per poter parlare di temi così importanti, così stringenti. È un momento ancora più particolare perché parlare di guerra, di seconda guerra mondiale, ci impone oggi, nel contesto che viviamo, di riflettere e ragionare su una guerra che stiamo vivendo anche oggi e che è alle porte nel cuore dell'Europa, quindi è ancora più importante tornare nella scuola, riuscire a tornare nella scuola dopo 2 anni e mezzo di pandemia e confrontarsi insieme ai ragazzi ragionando anche di attualità stringenti. Organizzare convegni di questo genere dove c'è il rapporto diretto con gli studenti, cosa significa in modo particolare? È una cosa molto importante, direi fondamentale, perché la scuola è uno degli anelli cardine della nostra democrazia, è uno dei luoghi fondamentali dove i ragazzi possono apprendere, possono studiare, possono confrontarsi, possono discutere, possono ragionare e quindi riuscire a entrare di nuovo a scuola, riuscire a parlare con i ragazzi, a ragionare insieme a loro è un elemento decisivo in questo momento storico che è estremamente complesso. Mi è sembrata una giornata molto positiva. Diciamo, non è mai facile riuscire a rompere il ghiaccio in queste situazioni per gli studenti che magari possono sentirsi intimiditi, però insomma mi sembra di poter dire che la giornata sia stata molto utile perché ho visto i ragazzi molto interessati e anche chi magari non ha partecipato facendo domande sicuramente avrà avuto qualcosa e porterà a casa qualcosa. L'iniziativa si è tenuta nella sede del Patini Liberatore ed è stata seguita in presenza da circa 30 allievi dell'ultimo anno. Altre classi dello stesso istituto sono state collegate online insieme agli istituti di istruzione superiore a cui è stato sottoposto il progetto. Credo che sia un'opportunità per la scuola, per tutto il Patini Liberatore, perché c'è la necessità di riscoprire la memoria che qui è passata in una maniera tragica, però anche collegarla con tutto ciò che sta succedendo nell'attualità. Il tentativo del convegno di oggi, con gli ospiti che ringraziamo, è quello di collegare la storia con gli avvenimenti attuali, riscoprendo una parte degli avvenimenti che hanno riguardato il territorio, ma cercando di capire che poi la storia è un meccanismo che si ripete. Forse anche per evitare di compiere gli stessi errori, questi sono momenti di dibattito, di discussione molto importante, a cui noi abbiamo partecipato, ci siamo anche resi promotori come istituto perché riteniamo proprio l'importanza di questi momenti. Le finalità sono due, capire il passato per individuare i problemi del presente. Si parte sempre dalla storia, però la storia maestra di vita ci insegna anche a non ripetere gli stessi errori. Ma ovviamente la sollecitazione è che i ragazzi diventino testimoni e custodi della storia e della storia del territorio, di una pagina di storia di questo territorio che è così importante e che è stata così drammatica per il territorio. Quindi la linea Gustav ovviamente trovava in questi contrafforti montuosi delle nostre zone il suo fulcro, il suo perno. E naturalmente per i ragazzi misurarsi con questa pagina di storia locale, che è poi storia ovviamente della Seconda Guerra Mondiale, è un momento importante, anche di concretezza progettuale, non farlo soltanto attraverso le pagine dei libri di storia, ma farlo invece attraverso la conoscenza dei protagonisti, anche il recupero della memoria di quei protagonisti. Alcuni ragazzi si misureranno proprio con l'incontro e il recupero delle memorie vive di persone che sono ancora in vita e che hanno vissuto gli anni, i mesi tra il 43 e il 44 degli eventi storici che si sono vissuti lungo la linea Gustav.